feeling my way through the darkness. Si abbassa ancora una volta la bandierina e prendono il via le atlete della categoria G4, un numero davvero importante quello di queste atlete, saranno più di 30 le ragazze che hanno preso il via in questo istante, che si contenderanno il 24esimo trofeo Giorgio De Laurentiis alla memoria. Per quanto riguarda la categoria G4, i giri da compiere saranno 7, quindi poco meno di 9 km di gara per queste atlete che dovranno sudare sotto questo sole battente prima di poter portare a termine la propria fatica. Situazione ancora di gruppo compatto e numeroso, le atlete della categoria G4 stanno affrontando questi primi giri con relativa calma e questo fa sì che solo nelle retrovie ci siano i primi cedimenti. E giro dopo giro ci avviciniamo alla conclusione di questa categoria G4 femminile, siamo ormai al suono della campana, ancora un gruppetto ben nutrito al comando, si prospetta quindi verosimilmente una volata generale che decreterà la vincitrice. E nella volata finale alla meglio Maria Acuti, che precede Alessia Locatelli e Giada Cattani. Ecco la classifica, quinto posto per Margherita Putelli della Ronco, quarta Giulia Costa Staricco della Sovico, terza classificata Giada Cattani della Saronnese, seconda Alessia Locatelli della Brembillese e vincitrice Maria Acuti della Mincio Chiese.